Lui e Jalal hanno aperto uno studio musicale grazie all'associazione di cui fanno parte, che è la Lega Internazionale dei Giovani Palestinesi. Attraverso essa cercano di dare supporto psicologico ed emotivo ai palestinesi, soprattutto ai bambini palestinesi, attraverso la musica, che è per loro, essendo musicisti, uno strumento molto importante. In Italia qui cercano di dare una prospettiva sulla situazione e soprattutto anche di contrastare quella che è l'informazione occidentale, di cui loro non si fidano perché è parziale. Non sa qual è la soluzione, perché con Israele è difficile avere a che fare. Ogni volta che hanno tentato di trovare soluzioni, Israele ha distrutto tutto. L'unica cosa che possono fare è cercare di essere resilienti, di tenere lo spirito, di avere uno spirito forte e di resistere. E solo quando saranno più forti saranno in grado di negoziare, perché solo essendo forti si può negoziare. Per adesso hanno solo il 22% dei territori palestinesi, quindi al momento non è facile. È una domanda che hanno dimenticato, perché con la guerra è difficile continuare a parlare di musica. Loro cercano di mixare, di portare insieme la musica tradizionale araba e palestinese del decennio scorso, quindi musica più tradizionale con stili moderni, con musica moderna. In effetti, con la loro organizzazione avevano un progetto di fare un campo, una sorta di residenza artistica. Di artisti da tutto il mondo, dove ognuno potesse creare una canzone, creare musica e poi tutti insieme lavorare ad una canzone. Loro non credono nei confini, quindi solo con l'incontro con le altre nazioni, gli altri artisti riescono a guardare al futuro. Yeah, absolutely. Sì, assolutamente, ovviamente spaventato. Quello di cui parlava è che la Palestina è l'origine della cristianità, del giudaismo, è tutto nato lì. Quindi spera che il mondo non chiuda gli occhi e che si accorga di quello che sta succedendo e che faccia qualcosa per fermarlo.